Vini e spumanti, i consigli di Gioele Micali per queste feste di Natale, per il 25 dicembre e per Capodanno. A te il microfono. Grazie, grazie Gabriele. Bene, la cosa subito che mi viene in mente, che appunto è indicata per le festività natalizie, è tutto quel mondo delle bollicine, dei Franciacorta, degli champagne, di prodotti appunto che sono l'emblema delle festività natalizie e non solo. La bollicina sia italiana che francese che anche internazionale, che è compagna di tavola delle cene, dei pranzi e che forse ben si presta nei suoi più molteplici abbinamenti, considerato il fatto che in Italia oramai vi è una produzione sempre più esponenziale e competitiva dal punto di vista qualitativa, quale appunto l'area dei metodi Franciacorta, dei metodo Trento Talento, che appunto sta sferrando una concorrenza di un certo livello ai classici e celebri champagne. Certo, sdoganare il mito, brindare a champagne e sentire dire nel periodo odierno brindare a Franciacorta sembra un po' un luogo non comune, una normalità. I consigli appunto possono essere quelli di un'ottima bollicina anche italiana, un Franciacorta, quale può essere, dico qui subito, indirizzato lo sguardo verso questo Brut Antica Fratta, una piccola aziendina, un prodotto di nicchia, di qualità, un metodo franciacortino, un brut quindi eccessivamente, se eccessivamente secco dal punto di vista di residui grammi litro, ed è un prodotto di qualità, considerato il fatto che una selezione delle uve principali del disciplinare della Franciacorta, quali appunto il Pinot Nero, il Pinot Bianco e lo Chardonnay, la famiglia dei Pinot, che apportano appunto struttura, corposità al prodotto, e poi abbiamo la finezza e l'eleganza gustolfattiva portata appunto dal Chardonnay. Questo è il Brut. Un prodotto più particolare può essere appunto il Satin, sempre prodotto dalla stessa azienda. Il Satin, che appunto, come dice la stessa parola francese, si rivela setoso, si rivela appunto un prodotto che dal punto di vista gustolfattivo ripercorre quelle che sono proprio le caratteristiche della seta: essere morbido, essere vellutato alla beva, meno effervescente dal punto di vista visivo, come metodi Franciacorta. Un prodotto un po' più d'eccezione e più particolare, sempre rimanendo sul territorio italiano, è questo qua. Questo Double. Double è la linea. Sì. Questo qui praticamente altro non è che un metodo classico di un vitigno autoctono campano, che è la Falanghina del Sannio. Questo è un vitigno autoctono campano spumantizzato tramite metodo classico. Quindi l'azienda, che altro non è che la Feudi di San Gregorio, sfrutta di questo vino l'acidità e la freschezza gustolfattiva, la sapidità soprattutto, e queste doti vengono trasferite alla versione spumante, sia il Double Falanghina del Sannio, poi c'è la versione più originale, più caratteristica anche dal punto di vista dei profumi, che è il Double Rosé, prodotto da Uwe Aglianico. Già qui abbiamo una maggiore ricchezza di profumi, una complessità di profumi che vanno dalla frutta rossa ben matura ai frutti di bosco. Un prodotto appunto che merita la sua attenzione, che incuriosisce, che non è presente sulla linea di alta distribuzione e pertanto attira l'attenzione del curioso, di chi non vuole assaggiare prodotti ormai risaputi e ormai sdoganati. Per quanto riguarda i vini, Gioele, cosa ci dici, cosa ci consigli per questo cenone di Capodanno? Sì, dico, solitamente il cenone già in termini di pietanze è abbastanza strutturato. Un cenone classico può essere un mix di salumi, carni rosse, carni bianche. Quindi da un lato vi è un ventaglio
di varie sfumature gustative. Si passa appunto dalla grassezza, dalle tendenze grasse dei più tipici zamponi e cotechini, fino ad arrivare anche alle pietanze più leggere, a quelle verdure tostate. Quindi sicuramente ci vogliono dei vini versatili, dei vini che ben si prestano all'abbinamento. Se si va su un menù a base di carne, dico, naturale è il riferimento a dei rossi di una certa struttura. Non per fare campanilismo, un prodotto che subito mi sovviene siciliano altro non è che un Nero d'Avola Riserva. Un Nero d'Avola con quella sua forte concentrazione di colore, quell'impatto di profumi sorprendente, quella tannicità, ben si prestano ad essere abbinati su dei piatti abbastanza strutturati. Quindi alla struttura del piatto si abbina per principio di concordanza la struttura del vino. Diversamente, se noi passiamo su un menù un po' più fresco, più marino, diciamo così, andiamo sui crostacei, sui pesci, qui ad esempio non possiamo non abbinare delle ottime bollicine, anche il prosecco di Valdobbiadene, il prosecco superiore di Cartiz, sono dei metodi charmant, dei metodi appunto di spumante che fanno una fermentazione in autoclave, che ben si prestano ad essere abbinati su dei crostacei, cioè molto freschi, sapidi, di buona mineralità, con questi profumi veramente curiosi di crosta di pane che rivelano una volta che degustano. E se andiamo invece su dei prodotti in cui prevale forse l'orto, la verdura grigliata, questo tipo di pietanze, possiamo non ricordare l'apporto importantissimo che appunto rivelano i vini bianchi, ma non solo siciliani, ma soprattutto i vini bianchi del nord Italia, i vini bianchi friulani, i vini bianchi altoatesini, vini bianchi molto longevi, vini bianchi appunto che rivelano un'acidità impressionante, un'acidità nel senso positivo del termine, una freschezza fuori dal comune, vini bianchi che hanno un corollario di profumi davvero sorprendente, che vengono fissati altro non è che da quelle condizioni pedoclimatiche in cui la vite cresce, quali appunto le forti escursioni termiche che si intervallano tra il giorno e la notte. Questa, diciamo, è un po' una sintesi di quegli abbinamenti tipicamente natalizi, e che appunto possono essere anche gli stessi abbinamenti che si riveleranno utili anche nel cenone, nel grande cenone di Capodanno. Quindi alla fine l'augurio è questo, l'augurio di buone feste, l'augurio di un felice Natale, di anno nuovo, e l'invito da parte mia, anche quello della redazione, appunto quello di incuriosirsi e di interessarsi al prodotto che abbiamo a casa, al prodotto siciliano. Non dimentichiamoci che anche la Sicilia sta facendo passi da leone in quella che è la produzione delle bollicine. Abbiamo delle bollicine prodotte da Nerello Mascalese, da vitigni indigeni, che stanno rivelando un successo di una certa importanza. Auguri di buone feste e speriamo di non farci mancare nulla sulle tavole. Grazie.